Soprattutto chi di voi ritiene che il suo corpo non sia abbastanza integrato, queste persone dovrebbero camminare a piedi nudi. I punti chiave del tuo corpo devono essere in contatto con la terra. Per chi fa una sadhana spirituale, in particolare in quei giorni, ciò che è disponibile sul pianeta è fenomenale. Namaskaram Sadhguru. Qual è l'importanza di camminare a piedi nudi? Inoltre, ci sono ulteriori benefici fisici e spirituali camminando a piedi nudi nei giorni di Amavasya e Shivaratri? Recentemente qualcuno lo ha detto, solo una settimana o 10 giorni fa. Questo è stato pubblicato perché sai che M.F. Hussein è morto. Lo sai? Sai che l'artista M.F. Hussein è morto? Quindi, in una delle sue interviste più recenti, che ha fatto con un conduttore famoso o molto conosciuto in questo paese, Hussein è morto a Londra all'età di 92 anni. 92. È rimasto molto attivo ed energico fino all'ultimo giorno. Quindi, qual è il segreto? Penso che questa intervista sia stata fatta 3 mesi appena prima della sua morte. Qual è il segreto della tua longevità, energia e salute? Ha detto solo 2 cose, mangiare meno, camminare a piedi nudi. Sai che questo è stato un problema per lui? Ci sono state molte polemiche perché non gli era permesso di entrare scalzo in certi club, molto esclusivi. Ma lui insisteva sempre per camminare a piedi nudi. Quindi, per poter vivere a lungo e in salute, questa è la ricetta che ha dato. Mangia meno, cammina scalzo. È stato molto divertente per me sentirglielo dire. In questo momento una nuova gamma di calzature diventa molto popolare negli Stati Uniti. Si chiama Barefoot. Le scarpe sono fatte con questo, proprio come i piedi, molto sottili, una specie di materiale sintetico speciale che ti fa sentire come se camminassi scalzo, non sembra una suola spessa, quasi a piedi nudi. Scarpe da corsa, da arrampicata, normali per camminare, di tutti i tipi, chiamate barefoot. È bello che tu faccia questa domanda proprio adesso. Quindi, qual è l'importanza dei piedi nudi? Soprattutto, chi di voi ritiene che il suo corpo non sia sufficientemente integrato? Ti dà sempre problemi? Queste persone dovrebbero camminare a piedi nudi. Sarebbe bello se potessi strisciare. Più contatto, intendo. Ecco perché ti prostri. Quale pensi sia lo scopo di fare un tuffo nella vasca del tempio e andare a prostrarti all'interno? La terra, tutto nel tuo corpo ci entra in contatto. Ecco cosa significa Sashtang, che i punti chiave del tuo corpo devono essere in contatto con la terra. Per chi fa una sadhana spirituale, particolarmente in quei giorni di Shivaratri, Amavasya e il giorno successivo, in quei 3 giorni, ciò che è disponibile sul pianeta è fenomenale. Ed è anche un promemoria affinché tu intensifichi la tua sadhana. Quel giorno, non perdere l'opportunità di quello che c'è. Quindi, quel giorno, cammina a piedi nudi. Ogni giorno c'è un beneficio, ma in quei giorni c'è un tipo particolare di beneficio che non riguarda solo la salute fisica, ma anche il benessere spirituale. Anche per creare
lo slancio necessario nel sistema per un movimento verso l'alto. Non puoi tagliarti le gambe, quindi elimina solo le scarpe. Per quei 3 giorni. Ti farà bene farlo.